Salve ragazzi e bentornati su Starfield. Allora, ho riscontrato come assegnare il giusto equipaggio alla nave è davvero una cosa importantissima. Ad esempio, avere Vasco migliora di molto lo scudo. Infatti lui ha l'abilità di sistema degli scudi di livello 2, che oltretutto si somma alle nostre abilità. E in questo caso io ho il livello 1, grado 1, eccolo. Sommando le mie abilità più quelle di Vasco, praticamente la nostra nave arriva ad avere 525 di scudo. Ed è tantissimo, signori, ho visto che aiuta molto nelle battaglie spaziali. Anche perché pensate che di base il mio scudo, quello che ho comprato, il Deflector SG20, ha una salute massima di 375. Quindi grazie alle nostre skill e a quelle dell'equipaggio in totale abbiamo raggiunto 525. Questo funziona su tutte le abilità, chiaramente relative alla nave. Ad esempio, Semco ha 4 livelli di pilotaggio e questo rende la nave molto più manovrabile e veloce, e anche il grado 2 di carico, aumentando la capacità di trasporto. Ho anche dato una potenziatina alle armi, ho aggiunto altri 2 laser, in totale abbiamo 4 laser, signori, che fanno un male assurdo, e ho levato le armi balistiche. Tanto alla fine questi laser sono in realtà dei raggi che fanno danni sia allo scafo che allo scudo, quindi vanno bene in entrambi i casi. Io ho aggiunto altri 2 piccoli motori sotto. Inizia ad essere una nave bella potente, sì. Detto ciò, scendiamo di nuovo in città. Siamo sempre ad Aquila City. Perché adesso facciamo qualche cosina di interessante. Mi sono pure equipaggiato a dovere per adattarmi all'ambiente qui, e adesso col nostro cappello e la camicetta di flanella rossa sembriamo proprio dei cowboy incacchiati. Ho pagato anche la bellezza di 500 monete per rimuovere il tatuaggio che avevo, perché ci sono dei negozi che ti permettono di modificare l'estetica, appunto al costo di 500 monete, e potete rifare completamente tutto il vostro aspetto, compreso il cambiare nome, cosa molto utile. Oggi cerchiamo di entrare nel collettivo Freestar, che ha la base proprio qua. Ed è una gilda molto interessante perché sono dei rangers che difendono i pianeti appunto appartenenti a questa fazione, e sono dei veri duri, come me. Nel frattempo ho fatto qualche altra missione qui su Aquila City, ho accumulato la bellezza di 105.000 monete, forza di saccheggiare pirati e vendere il loro loot, e ho anche acquistato una bella pistola che è molto precisa anche da lontano. A portata 48, quindi ci permette di cecchinare i nemici da lontano per poi andarli a finire con il nostro fucile Rapid Shot. Impostiamo la missione. Vice, parla con Emma Wilcox. Entriamo nella roccia. Oh, dunque, questo è lo stemma del collettivo Freestar. Ashta, le creature che popolano le terre qui attorno. Questa è l'infermiera del clan. Interessante. Allora, saliamo sopra. Dobbiamo parlare con una tizia che è questa, Emma Wilcox. Vai. Sediamoci con calma. Allora, Emma, dici tutto. Allora, vediamo un po'. Sono la persona che ha risolto la situazione con ostaggi alla Galbank. Ecco, facciamo subito colpo. Immagino che tu voglia reclutarti, quindi ti spiego un po' chi siamo, vai. Allora, i Freestar garantiscono la sicurezza del collettivo Freestar e dei suoi abitanti. Diamo la caccia a ricercati, mettiamo fine a operazioni di contrabbando, eccetera, eccetera. Facciamo tutto ciò che serve per garantire la sicurezza della gente. Direi che è ammirevole. Chiediamogli se paga bene, perché a noi ci interessa soprattutto questo. Se vuoi arricchirti, non è il lavoro che fa per te. Ma sì, ogni tanto pagano per coprire le spese e cose del genere. Non è che mi è piaciuta tanto sta risposta, Emma, eh. Però tanto noi i soldi li facciamo anche lootando, quindi. Io mi occupo di garantire che chiunque voglia diventare Ranger Freestar sia all'altezza del compito. Ho sistemato la questione alla banca, Emma. Direi che sono all'altezza, eh. Sì, voglio unirmi ai Ranger Freestar. Prima di darti un distintivo, devo sapere che sei all'altezza del lavoro. Aridai. Usa il terminale di missione e scegli uno dei lavori in elenco, quello che vuoi. Ok, va bene, mi occuperò di una delle vostre missioni. Va bene, allora Emma, praticamente, che si occupa di reclutare le persone per il collettivo Freestar, ci ha appena detto che la nostra missione di prova, per vedere se siamo all'altezza, è quella di sceglierci qualcosa da fare qui al terminale e di portare a termine l'incarico. Guardate che bello sto baretto che c'hanno però, oh. August Bowen. La mia roba è meglio di qualsiasi brodaglia possano servirti l'Unione Coloniale. Posso affittare una stanza? Non abbiamo stanze da affittare. Cioè, qui ci dorme solo chi è già un membro del collettivo Freestar. Va bene, fra un pochino ci arriveremo. Ciao, August.
Vabbè, tutta sta gente poi la conosceremo piano piano. Diamoci da fare. Signorina, mi serve il terminale. Mi scusi? Me lo lasci il terminale o... Ok. Allora. Missioni disponibili. Capitano fuorilegge da eliminare. Mamma mia, spettacolo queste missioni, eh. Ubicazione Taucedi. Ah, ci siamo già stati qua. Poi, fuorilegge capobanda da eliminare. Distruggi il capitano flotta Cremisi e salva l'ostaggio. Queste mi sa che sono un po' più complicate, perché chiaramente pagano di più, ma tocca andare su qualche pianeta e fare un bel casino. Invece qui, salvare l'ostaggio mi sa che sta su una nave, la Freestar Discovery. Pagano di meno, ma almeno è più semplice da sbrigare. Vai, accettiamo questa. Ok. Vado Emma, ci vediamo fra poco. Ci mettiamo la missione attiva, salva l'ostaggio presso Indo 1A. Quindi il sistema è questo. Ok. Freestar Discovery, eccola qua. Allora, puntiamo ai motori. Attracca. Ormai siamo diventati professionisti proprio dell'abbordaggio. Sali a bordo. Allora, dopo lootiamo, eh. Occupiamoci di salvare sto tipo qua. Ok. Lavoro veloce e pulito. Capitano, sono qui per salvarla. Sapevo che sarebbero arrivati i Rangers, non ho mai perso le speranze. Esatto. Fa attenzione, cara, la prossima volta, eh. 2000 crediti assegnati. Perfetto. Ah, mi sa che non possiamo lootare giustamente perché la nave è la sua, però almeno i cadaveri direi di sì, no? Prendiamoci sta roba. Ok. Questo cadavere c'ha 1113 crediti. Era il capo della banda. Vai. Dunque, vediamo se qualcosa la possiamo acchiappare però senza farci vedere. Ah, c'ha pochi soldi questa nell'armadietto. Dai, vabbè ragazzi. Posto di pilotaggio. Si torna su Aquila City. Dunque, vediamo un po'. Visto che ci siamo, facciamo al volo anche riparare la nave. Oh, che fai? Dormi. Lei è il tecnico dei servizi navali, oh. 1000 crediti per riparare la nave. Perfetto. Poi torniamo alla roccia. La sede del collettivo Freestar. Emma, tutto a posto. Capitano salvato. Non c'è niente che adori di più che far fuori i cattivi. A noi non piace così tanto. Ok. Ci sta portando dallo sceriffo. Per procedere al nostro arruolamento. Ah, il sindaco abita qua sopra praticamente. Propensione alla violenza a parte, direi di sì. Sono un po' troppo violento in effetti. Arrivo, signor sindaco, eccoci. Ti impegni a difendere la gente del coltivo Freestar a costo di rischiare la tua stessa vita? Ma, insomma, gli diciamo di sì per farlo contento, dai. Ora sei vice ranger Freestar. Distintivo da vice Freestar. Ti assegno la ranger Wilcox per l'addestramento sul campo. Grazie mille. Vorrei organizzarti una festa di benvenuto, ma abbiamo da fare, mi sa. Ci ha contattato una contadina della Luna. Dice che qualcuno vuole la sua fattoria e teme di essere in pericolo. Ammazza, oh. Appena arruolati, già ci stanno caricando di lavoro. Vabbè. Luna di Montara. Cosa puoi dirmi sulla Luna di Montara? Ha un'atmosfera respirabile, un clima caldo e un terreno molto fertile. Vabbè, sembra abbastanza facile, dai. Ok. Va bene. Ci hanno già affidato subito una missione così a secco, andare a salvare una contadina su un pianeta che evidentemente la stanno infastidendo i banditi. Ci ha dato anche qualcosina però. Cappello da vice. Ah, questo è il cappello da vice? Poi, questa mi piace, signori. Vabbè, tipo quella che c'ho però, giusto? Distintivo da vice Freestar. Che spettacolo, signori, ci abbiamo anche il distintivo. Mamma mia. Poi uniforme.
Vabbè, carina. Ce l'equipaggiamo subito. Dea Dai. Vabbè, molto simile alla nostra, però la nostra è migliore perché è molto più modificata, c'ha il mirino, eccetera. Quindi ci teniamo la nostra, questa ce la rivendiamo. Pronti, Emma? Andiamo a difendere sta contadina, ma come se esce da qua, mo? Ah, ma lei viene con noi? Interessante. Viaggio rapido verso la nave. Allora, fattoria. Sta laggiù. Atterriamo. Oh, meno male, finalmente in pianeta con un pochettino di verde, eh. Allora. Fattoria Wagoner. Ah, sta gridando aiuto proprio così. Vieni, Emma. Ecco la nostra contadina. I Ranger Freestar, non avete idea di quanto sia felice di vedervi. Stavo seminando i campi quando ho visto degli uomini avvicinarsi. Sembravano soldati, con uniformi, armi, eccetera. Volevano comprare la fattoria, non mi hanno neanche chiesto se fosse in vendita. La loro offerta era così bassa che gli ho detto di no. Hanno detto che mi davano il tempo di pensarci, ma che non avessi... Ma se non avessi cambiato idea, me ne sarei pentita. Hai detto che sembravano soldati? Questi erano criminali travestiti da uomini della Freestar, ok? Daremo la caccia a quegli uomini come la feccia che sono. Sono andati verso quelle gole dietro la casa. Posti pericolosi. Pieni di creature ostili? Ok, va bene. Andiamo. Vediamo un po'. Trova i delinquenti esaminando le tracce. Queste sono le loro tracce? Orme di stivali. Diverse paia di orme di stivali conducono nel canyon più avanti. Vai. Ok. Le tracce portano di qua. Ah. Brutta bestiaccia laggiù, eh. Sciame e girasole. Vai. Facciamoli secchi con la nostra pistolina. Orca! Si sparano acido. Ok, uno seccato. Facciamo fuori l'altro. Perfetto. Ne vedo già qualcun altro laggiù, eh. Sto posto è infestato di si schifosissimi ragni. Oh. Oh mio Dio. Ok. Seccati altri due. Che bestiacce so. Temperamento territoriale, risorsa di antimicrobico, biomi, palude, colline, savana. Va bene. Qui c'è una cassa. L'avevo vista, non vi preoccupate. Voilà. Abbiamo il nostro jetpack. Crediti 73. Ah. Mazzo, che miseria. Proseguiamo, altre tracce. Orme di stivali sempre. Ok. Ci sono un po' di resti ovunque qua. Evidentemente hanno seccato qualcuno. Altre bestiacce laggiù. Perfetto. Allora, qui c'è del sangue. C'è pure un cadavere. Colonna. Mazza che fine che ha fatto questa. Frittura aliena e iniettore. E vabbè, ciccia, mi dispiace. Siamo arrivati troppo tardi.
Qui c'è una specie di laghetto acido, mi sa. Tocca stare attenti. Però purtroppo tocca infilarci proprio là. Vediamo se riusciamo a passare da sopra. Ok. Oh mio Dio. Ah, ma grazie dell'aiuto. Altri resti. Mine. Accidenti, la miseria. Trufoliamoci qua sotto. Quante ce ne stanno di queste maledette bestiacce? Oh! Niente, ragazzi, questa è imbambolata. Ma me lo vuoi aiutare, mannaggia a te. Mi sa che manco c'ha la pistola. Tieni gli occhi aperti. Se vede lei come li sta a tenere aperti. Senti, è molto arrangi da sola, eh. Voglio dire, non è che posso fa tutto io. Vabbè, raga, questa non spara. Vabbè. Proseguiamo. Altre orme che girano a sinistra. Meno male ci abbiamo sto fucile che è spettacolare. Lì ci sono delle mine, eh. Ah, saltando le vediamo. Ok. Ecco, non li ha evitati lei però, mi sa, eh? Mannaggia la miseria. Certo che come Rangers fa proprio pena. Meno male che lei ci sta facendo l'addestramento. Ma hai sbagliato lavoro, mi sa, eh. Torretta distrutta qui. Scatole di munizioni. Perfetto. Oh mio Dio. Via, via, via. Ma che cacchio. Branco polpo verme. Meno male che noi siamo cacciatori di bestie e non abbiamo paura di queste cose, ma... Guardate che creature schifose che ci sono qua. Amminoacidi. Tessuti, quark degenerati, allucinogeno. Tutte risorse che si vendono molto bene. Questo? Era già morto, quindi... Nessun problema. Ok. Oddio. Ne è saltato fuori un altro. Perfetto. No, vabbè, ma è pieno di sti cosi. No, mina. Oh! Oh mio Dio! Vabbè, raga, ha fatto prendere un colpo sto coso. Stiamo scherzando, porca miseria. Cobalto. Quanto vale il cobalto? Le orme si addentrano nella gola. Comunque è molto carina sta missione, eh. Finalmente stiamo sparando a qualcosa di diverso rispetto ai soliti banditi. Tanto adesso arriveranno pure loro, eh. Già sento sparare qua sopra. Ok. Qui c'è un accampamento. Questi che so. Furfante, parla. Ora ci divertiamo. Cioè? Ah, a razza d'addestramento. Facile sparare così, da così vicino. Vabbè, insomma, accampamento di furfanti. Eccolo qua. Andiamo di parlare col capo, va. Guarda un po' che abbiamo qui. Vi consiglio di girare i tacchi e di andarvene finché potete. Cosa volete dalla fattoria Wagoner? La fattoria non ha niente di speciale, ma non sono affari vostri. Non ce ne andiamo finché non riceviamo risposte. Niente, questo non parla, ragazzi. Non dice perché la sua banda di furfanti è qui.
noi in qualità di vice sceriffi gli diciamo siete tutti in arresto. Se pensi che me ne freghi qualcosa dei Ranger Freestar, non hai capito con chi hai a che fare. Va bene, avete scelto di morire. Allora, riparo un attimino. Medikit. C'hanno armi laser, sti maledetti. Questa pistoletta fa un po' cagare, mi dispiace dirlo. Preferisco questo. Ok, è rimasto il furfante capo. C'ha l'arma laser sto maledetto, fa malissimo. Oh, ecco. Ok. Difficile, grazie. Stavo da solo. Allora, vediamo un po'. Cosine interessanti da vendere queste. Crediti 1500. Lavoro compiuto. Questo adesso ce lo ascoltiamo. Sicuramente ci fa capire il perché sono qui. Ah, bella arrostita si stavano facendo questi, eh. I danni critici delle armi balistiche aumentano del 5%? Interessante. Cassa militare. Tuta spaziale da camionista epico. Le risorse pesano il 25 in meno. Però come difesa non è che sia proprio buonissima. 2800 crediti. Ottimo. E abbiamo dato una bella ripulita qui. Allora, leggiamoci le informazioni. Il mio contatto all'interno ha fatto il suo e ho preso la tua nave. L'ho prelevata direttamente dalla fabbrica. Che imbarazzo per la Optech. La lascerò nel luogo concordato una volta che i crediti saranno sul mio conto. Se ti servono altre navi rubate, fammelo sapere. Sono sempre in cerca di lavoro. Mostriamogli la tabula. Avevano rubato la loro nave alla fabbrica Optech. Praticamente loro avevano solo rubato una nave, questi banditi, e l'avevano messa qua. Perché a quanto pare c'è qualcosa di più grosso dietro al volersi prendere questa fattoria. Ok. Chissà se possiamo anche prenderla. Inaccessibile. Non si può entrare. Ok. Come non detto. Peccato. Ok, quindi a sto punto torniamocene alla fattoria. Scusi, signora contadina. Allora, erano nella gola, come detto. Purtroppo abbiamo dovuto ricorrere alla violenza. Quindi chi erano e cosa volevano dalla mia fattoria? Allora, abbiamo una pista, ma è ancora troppo presto per dirlo. Ma non preoccuparti. Siamo qui per questo, noi. La gratitudine fa piacere, ma i crediti sono meglio, ovviamente. Non estorciamo crediti alle persone che proteggiamo. Vabbè, scusa, ci ho provato. Oh, ci ha pagato lei comunque. Ci ha dato un botto di soldi, ragazzi, ma 7300. Ok, ottimo. Ragazzi, abbiamo completato la nostra prima missione come Ranger della Freestar. In realtà la missione non è ancora finita perché dobbiamo fare rapporto al sindaco di quello che abbiamo fatto, che probabilmente ci farà luce sulla pista da seguire, perché questi banditi che stavano qua e che volevano prendersi sta fattoria in realtà sicuramente fanno parte di qualche piano ancora più grande e losco. Noi però il nostro dovere l'abbiamo fatto, abbiamo raccimolato un bel po' di soldi e altre cose da vendere, interessante, ok? Direi che per questo episodio è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi sta imbruttito questo. Scusa. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao.